La più bella femme fatale, donna fatale del cinema moderno. Charlotte Rampling racconta la sua ansia di mistero, dal portiere di notte all'incontro con Woody Allen al nuovo film Rebus. I due investigatori dell'FBI, Gene Hackman e Willem Dafoe, incendiano l'America ancora oggi razzista. Alan Parker racconta Mississippi Burning, il film contro il Ku Klux Klan, la cui proiezione è stata proibita in alcune città del profondo sud americano. Arrivano o ritornano i film italiani sul mito della sala cinematografica dei cinema del cuore, Splendor e il nuovo Cinema Paradiso. Una ragazza sexy e sola in un bar, si attira il rischio di essere violentata? Che cosa significa istigazione allo stupro? Contro tutti i pregiudizi che ancora esistono sulla violenza sessuale, il nuovo film con Jodie Foster sotto accusa. Sul set delle Finte Bionde di Carlo Vanzina. Per cinema e viaggio, da Una vita violenta ad Accattone ripercorriamo i luoghi dei film di Pierpaolo Pasolini. Chuck è realizzato in collaborazione con Nescafè. Caffè Nescafè. Ti porta l'aroma e il calore di paesi lontani. Charlotte, se dovesse scegliere un costume tra tutti i suoi film, dall'abito rosa del portiere di notte alla sottoveste di Stardust Memories, dalle tuniche fantascientifiche di Zardoz ai costumi anni 20 del suo ultimo film, Rebus, quale abito sceglierebbe da tenere sempre con sé? Sceglierei l'abito da sera color crema che indossavo nella cena della caduta degli dei di Visconti. Perché? Perché è uno dei vestiti più belli che io abbia mai avuto. Charlotte Rampling, regina dell'ambiguità, è venuta a Roma per presentare il suo nuovo film Rebus e per confermare di essere la più grande femme fatale del cinema moderno. A Woody Allen in Stardust Memories diceva: credo di buttare un tantino sul petto. E gli faceva scoprire che cos'è nell'amore un momento perfetto. Nel portiere di notte era la ragazza del destino, vittima insieme carnefice, prigioniera di ricordi troppo atroci dei lager nazisti. Io non mi sento di investire in altri fallimenti. Nel verdetto rovinava Paul Newman con il fascino della donna perduta. È morto, signor Angel, e anche se non lo fosse è morto per me. E in Angel Heart era una maga satanista a cui veniva addirittura strappato il cuore, mentre in Max Mon Amour, in omaggio al suo celebre spirito anticonformista, si divideva tra il marito e uno scimpanzé. Devo raggiungere Biarritz. Buona idea, sa? Poca gente, stagione ideale. Mi ci accompagna lei? Vogliono uccidermi. Anche in Rebus, opera prima di Massimo Guglielmi, un giallo d'amore tratto dal racconto omonimo di Antonio Tabucchi, Charlotte interpreta una donna fatale, Miriam. Miriam è una contessa sposata che ha avuto una vita avventurosa e che un giorno si innamora di un meccanico, Carabas, che le fa da autista in Bugatti verso il rally di San Sebastian. Nasce tra i due una passione folle, ma che non trova compimento. Ad un tratto Miriam sparisce nel nulla, travolta da misteriosi intrighi, e Carabas resta solo. Sono anni che non facevo questa strada. Era un'altra stagione.
Trent'anni più tardi, Carabas torna sulla strada che ha percorso con Miriam. Da 30 anni ogni giorno mette sul giornale un annuncio per ritrovarla che dice: un piccolo elefante cerca una vecchia Bugatti, perché di lei le è rimasto solo l'elefantino del tappo della macchina. E un giorno risponde un giovane che ha una Bugatti identica a quella dei suoi ricordi. Attraverso questo giovane ritroverà Miriam o è troppo tardi? Sei profumato. Sì. Quel dopo barba mi ha riportato di colpo alla mia infanzia, ho ritrovato il tempo perduto. Per forza, si chiama Jet Proustiano, è di Chanel. L'hanno ribassato, ne ho preso un fustino. Io potrei scendere a comprare qualcosa da mangiare. Siamo in casa stasera, cucino io. Beh, l'ultima volta la cucina sembrava Hiroshima. Che ci faceva una donna fatale come lei nel mondo buffo di Woody Allen? In Stardust Memories, Woody Allen voleva che io incarnassi la donna ideale, perfetta, eppure io non credevo di essere il suo tipo, ma gli ricordavo molto la sua prima moglie. Avevo, lui diceva, la stessa mescolanza di cose buffe e cose tragiche. Woody mi vedeva come una donna spezzata, ma anche divertente. Beh, in fondo io un certo humor ce l'ho, anche se non l'ho ancora mostrato del tutto. E cosa le è rimasto invece di Lucia, la ragazza ebrea che ritrova il suo amante persecutore nel portiere di notte? Un profondo sentimento di dolore, di pena. Lucia è stato il mio personaggio più doloroso. Ho provato quasi terrore ad avvicinarmi ai suoi fantasmi del passato, al suo disperato masochismo, a tutti quei ricordi. Credo di capire tante cose della sua sofferenza. Ho vissuto molto vicino alla sua vita. Non la dimenticherò mai. Questo tipo di sofferenza c'è sempre nel lavoro di attrice? Sì, naturalmente sì. Non andare via. Tuo marito sta arrivando. E allora? Accanto a Charlotte, in Rebus, ad imparare che l'amore è un sogno doloroso, un rebus indecifrabile, c'è un grande attore francese, Christophe Malavoie, che attualmente in Francia recita a teatro una versione della storia del moschettiere d'Artagnan. C'est un peu la femme... Charlotte è davvero la donna del mistero sullo schermo, con quei suoi occhi che nascondono ombre e segreti. L'amore le assomiglia, perché è come un sogno, un desiderio che non afferriamo mai. Bello, come lei. Lei si considera una dark lady degli anni Ottanta? No, amo molte dark lady del cinema nero del passato, Lauren Bacall, Viv Davis, Jean Tierney, ma mi considero piuttosto una donna attratta dal mistero. Il cinema è bello perché consente di vivere pienamente tutti i sogni, tutte le fantasie che nessuno vive mai nella normale vita di tutti i giorni. Le sale cinematografiche sono tornate da protagoniste sui nostri schermi. È infatti appena uscito Splendor di Ettore Scola e tornerà nelle sale anche Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore. Scola ripercorre 50 anni di miseria e nobiltà di una immaginaria sala cinematografica, lo Splendor, attraverso i ricordi di tre personaggi, Mastroianni, Troisi e Marina Vladì. Il cinema di Tornatore è invece un magico luogo di incontri, un'evasione dalla realtà. Costruito come un lungo flashback, il film ripercorre la storia del cinema italiano dal dopoguerra ad oggi. Il filo conduttore è il proiezionista, interpretato da Philippe Noiret. Lo Splendor e il Paradiso sono due cinematografi emblematici di un modo di consumare film che non esiste più. Nicolas Cage, reduce dal successo di Stregata dalla Luna, è impegnato da 6 giorni in Kenya sul set di Tempo di uccidere. Il film tratto dal libro omonimo di Ennio Flaiano, prodotto da Leo Pescarolo e Luciano Martino per Rete Italia. È la stampa, bellezza, la stampa. E tu non ci puoi far niente, niente. Mississippi Burning, Tradita, Talk Radio sono 3 film recenti che dimostrano come il cinema americano riscopre l'impegno civile con storie che mescolano cronaca e finzione, documento sociale e divismo hollywoodiano. Il nuovo filone suscita roventi polemiche sui giornali, divide i critici, provoca per protesta la chiusura di alcune sale cinematografiche. Accanto alle commedie sofisticate, agli horror e al cinema degli effetti speciali, Hollywood vuole raccontare un'America violenta e intollerante contro tutte le minoranze.
Innanzitutto non credo che ci siano molti film seri. Basti pensare alle centinaia di film che sono solo film d'azione. È sempre più difficile realizzare negli Stati Uniti storie difficili, attente alla realtà sociale del paese, perché tutto deve essere puro intrattenimento. Ci sono alcuni registi che vogliono fare qualcosa di diverso, ma non ritengo che ce ne siano abbastanza. Sono proprio due registi europei, Alan Parker con Mississippi Burning, candidato a 7 premi Oscar, e Costa Gavras con Tradita, a portare sullo schermo i fantasmi di una tensione razziale molto forte, come dimostrano i recenti tumulti di Miami e la richiesta ufficiale da parte del Ku Klux Klan di una propria stazione televisiva. Nel film di Parker siamo negli anni 60 e due agenti dell'FBI, uno straordinario Gene Hackman e Willem Dafoe, indagano sull'omicidio di tre militanti di un gruppo che si batte contro la segregazione razziale. Alcuni giornalisti però hanno scritto che Mississippi Burning è un esempio di razzismo cinematografico. Credo che questa definizione sia un'invenzione. I critici e i giornalisti usano un linguaggio così colto e intelligente che appartiene ed è comprensibile solo a loro. Non ho proprio capito che cosa vuol dire razzismo cinematografico e non sono in grado di spiegarlo. Will this battle be lost by mixing the races? We want beautiful babies, not ones with brown faces. Never, never, never I say, for the Ku Klux Klan is here to stay. Never I say, 'cause the Ku Klux Klan is here to stay. Diversi per cultura, formazione, stile di indagine, la contrapposizione tra l'idealista e legalitario Dafoe e il più esperto e pragmatico Gene Hackman a molti è sembrata più importante dello scontro tra bianchi e neri, come se le regole del divismo avessero attenuato gli aspetti polemici del film. It don't mean shit to have a gun unless you're ready to use it. I'll kill you right now if you don't listen to what I have to tell you. Fuck you. È impossibile non accorgersi, guardando il film, che la voce più acuta in tutto il film è nera. I due personaggi sono stati scelti per sostenere due ipotesi diverse. Essi rappresentano due atteggiamenti dei bianchi nei confronti dei neri. Molte persone sostengono che il fatto di essere bianchi significa necessariamente non capire fino in fondo i problemi dei neri. E molti spettatori se ne rendono conto dopo aver visto Mississippi Burning. Per me, comunque, la vera voce è nera e urla. Parker e lo scenografo hanno cercato con molta cura gli ambienti e i luoghi per raccontare una storia degli anni 60 nel profondo sud americano. Ma come si è avvicinato il regista, nato e cresciuto in un quartiere operaio a nord di Londra, alla realtà del Mississippi? Mi sono avvicinato a questo soggetto come di consueto. Negli anni 60 ero a Londra e così ho dovuto imparare tutto. Ho letto gli articoli e i libri che sono riuscito a trovare e ho visto numerosi documentari. Poi sono stato in Mississippi e ho parlato con la gente. Intervista esclusiva a Jodie Foster, protagonista di Sotto Accusa. Tra poco, in Chuck.